Un po' di settimane fa ci siamo trovati a Cagliari, ricordate, per parlare di imprenditoria. Ne abbiamo parlato con Cicci Cherchi, che lui fa parte della Cherchi Diffusion, e oggi ci ritroviamo qui, questa volta a Sassari, per parlare ancora della Cherchi Diffusion, ma in realtà oggi è dedicata a una manifestazione importantissima, perché voi ogni anno, come Cherchi Diffusion, fate delle grandi soirée, delle grandi serate dedicate ai parrucchieri. Sì, diciamo che solitamente durante l'anno noi facciamo sempre degli show, delle manifestazioni. Normalmente privilegiamo più il periodo estivo perché abbiamo la possibilità così di poter fare un discorso sia di lavoro che nello stesso tempo anche un pochino di vacanza. Per questa volta abbiamo deciso di fare uno sforzo molto grande su Sassari e quindi faremo uno show dove interverrà uno stilista spagnolo che è il direttore artistico della Moroccanò, il mondiale, stilista spagnolo che si chiama Antonio Corral Calero, che farà delle acconciature, ma principalmente promozionerà il prodotto dell'anno che si chiama Moroccan Oil, il famosissimo olio d'argan che noi abbiamo in concessione per la Sardegna e che sta dandoci bellissimi risultati sotto tutti i profili. Insomma, spettacoli, sono importanti gli spettacoli e queste manifestazioni. Un modo per divertirsi lunedì che i parrucchieri non lavorano è un modo anche per imparare cose nuove. Quanto è importante imparare cose nuove nel vostro campo, nel campo poi dei parrucchieri e della bellezza femminile, ma non solo? Ma diciamo che è importantissimo, prima di tutto perché gli aggiornamenti sono importanti per qualunque tipo di settore, ma in particolare nel nostro, dove le evoluzioni sono sempre molto veloci e molto repentine, quindi nel momento in cui si possono vedere degli stilisti che arrivano da fuori e portano delle novità che poi il nostro parrucchiere può riportare e ribaltare nel suo salone, ha la possibilità di poter esprimersi al meglio. Allora, in giro per la Sardegna, spesso fate manifestazioni in grandi hotel, in grandi strutture. Io ho partecipato ad alcune di queste manifestazioni e devo dire che ho vissuto poi anche momenti di grande divertimento, perché adesso lei, Cherchi, è qui molto serioso, che racconta del 13, ma in realtà lei, diciamo le cose come stanno, lei è un imprenditore ma è anche un simpaticone, nel senso che si presenta alle manifestazioni e si diverte poi con i suoi colleghi, amici, i suoi clienti. Ma io credo che sia importantissimo nel mondo del lavoro essere seri e professionali nel momento in cui, nel nostro caso specifico, si devono proporre dei prodotti. Questo però non inficia il fatto che una persona può benissimo essere un giocherellone, un simpaticone e avendo i due stessi identici risultati. Però ci vuole anche, bisogna anche, insomma, quando uno lavora, ma questo lo diciamo, bisogna anche comunque sapersi divertire, bisogna, come dire, anche sapersi mettere in gioco, no? Ma io penso che sia la cosa più importante, cioè nel momento in cui uno sta pensando a proporre degli affari a un altro interlocutore, la cosa importante è, ripeto sempre, il discorso prima di tutto di serietà, di professionalità, ma il tutto deve essere sempre fatto, possibilmente, in modo giocoso. Ecco, quanto influisce poi il riuscire anche a giocare con i propri clienti per stare meglio poi nell'ambito del lavoro? Ma in un mondo dove si vive sempre di più, con stress, con fretta, dove tutto deve essere fatto e mangiato, io penso che quando c'è la possibilità, ogni tanto, in un mondo dove purtroppo c'è sempre tantissime critiche per tutte le cose, dove vediamo telegiornali e leggiamo giornali, ci sono sempre delle notizie brutte, quando si riesce a estrapolare qualche minuto di divertimento e poter divertirsi insieme, io credo che sia la cosa migliore. Ah, questo poco ma sicuro. Allora, amici, ricordiamo il 13 di dicembre. Naturalmente la manifestazione non sarà aperta a tutti quanti, credo che sia un numero Sì, di amici. principalmente per i parrucchieri. Sia da uomo che da donna, principalmente per il settore femminile, sarà il giorno 13 di dicembre alle 15:15 all'Hotel Carlo Felice, che tutti Sassari. conoscono, a Sassari, che tutti conoscono, e lì avranno la possibilità di vedere delle performance di acconciature molto particolari e in più di capire sempre meglio tutte le tipologie del prodotto in tutte le sue sfaccettature. Ma questo stilista, questo personaggio che arriva dalla Spagna, ma questo fa? Sta in giro da una parte all'altra del mondo, dell'Europa? Cioè, sta sempre in giro per far conoscere meglio il prodotto e anche insegnare qualcosa di più ai nostri parrucchieri? Diciamo che questo stilista principalmente ha dei saloni suoi personali a Montreal in Canada. Poi, naturalmente, siccome è lo stilista ufficiale della linea Moroccan Oil, questo signore gira tutto il mondo e normalmente le sue tappe privilegiate sono sempre le grandissime città degli Stati Uniti, dell'Inghilterra, dell'Italia, America, Francia e via discorrendo. Però, siccome con Moroccan Oil noi stiamo facendo un bellissimo discorso qui in Sardegna, ci sembrava giusto e doveroso ricambiare.
la buona riuscita di questo prodotto, portando una volta tanto veramente un grosso nome qui a Sassari. Allora ricordiamo il 13 di dicembre, noi ci saremo. Ora faccio una domanda al signor Cherchi, che da qualche settimana ormai insomma fa parte dell'entourage poi dei clienti che fanno parte di Teleregione. Ora mi dica la verità, ma come si sta trovando con Teleregione? Ma fino adesso si sta evolvendo tutto nel migliore dei modi. No, perché mi hanno detto un collega di Cagliari, non faccio nomi, Antonio Lai, mi ha detto che praticamente l'ha beccata in giro per Cagliari, l'hanno fermata in via Roma a Cagliari e le hanno detto, non hanno fermato lui Antonio Lai, che è giornalista e appare tutti i giorni in televisione, ma hanno fermato lei, ma lei è quello dei parrucchieri, lei è quello della televisione. Ma è vero o no sta cosa, come dico la verità? È verissimo, però è stata una cosa molto simpatica che mi è piaciuta molto e se si ripetesse sarebbe l'occasione migliore. Però Antonio Lai, le dico la verità, si è un po' ingelosito, ma come? Io esco in onda tutti i giorni su Teleregione, arriva Cicci Cherchi che fa uno spot pubblicitario e fermano lui. Ma com'è possibile? Ma era una femminuccia, era un maschietto? No, ma io dico che in quella situazione non poteva essere diversamente che in una situazione del genere. Dai, evviva la televisione, evviva la Cherchi Diffusion, ci vediamo il 13 naturalmente, poi vi faremo sapere, vi faremo vedere quello che è successo con questo grande stilista europeo. Arrivederci a tutti, arrivederci. Arrivederci e buona serata. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai, riprendere a giocare, riprendere a sognare, riprendere quel tempo che rincorrevi tanto. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare di più. A Natale si può fare di più. Per noi a Natale puoi. A Natale puoi dire ciò che non riesci a dire mai. Che bello stare insieme, che sembra di volare, che voglia di gridare, quanto ti voglio bene. A Natale si può fare di più. A Natale si può amare.